Ciao Sergio, Francesco Montanari, vero milanista, come stai? Benissimo, guarda, sto registrando il video e ti chiedo le tue emozioni questa sera per il gol di Carlos che vogliono dire tanto, i 3 punti e un gol che mancava a Carlos da qualche partita, quindi tutto bene questa sera. Sí, molto contento. Y cuando tú me has llamado otras veces, te he dicho que hay que estar tranquilos, porque Carlos es un goleador y los tifosis tienen que estar tranquilos porque él va a marcar goles para el Milan. Perfetto. Estoy muy contento, tu familia también. Y aún he hablado con Carlos, pero seguro que él está muy, muy contento y esto demuestra que la gente tiene que tener paciencia. Ah, sicuramente. E ti chiedo anche le tue emozioni per quello che è stato la notte di Doha con la vittoria nella Supercoppa italiana contro la Juventus. Che emozioni avete provato per questa grande vittoria? No, yo estoy contento por el cacciatore, porque él fue a Milán con objetivo de conseguir marcar goles para ayudar al club y conseguir títulos. Ya ha conseguido un título con el club Certo. importante después de tantos años. Y el año pasado me ayudó a marcar goles y este año yo estoy contento porque él está contento. Benissimo. Allora possiamo dire anche Sergio che in questa finestra di mercato invernale Carlos assolutamente non si muoverà da Milano, dal Milan. E quindi cercherà, anzi, nel finale di stagione di portare il Milan di nuovo nelle competizioni europee, come era il suo obiettivo, e poi proiettarsi verso una nuova stagione, sempre qui al Milan. Qui sembra che la squadra stia trovando comunque un bel gruppo quest'anno. Sí, Carlos está muy contento en el club y el club también está muy contento con el jugador. Rocco, Berlusconi y Galiani siempre me hablan bien del jugador, del cacciatore. Entonces no hay ningún motivo para que Carlos abandone el club. Él está contento, el club también. Todo perfecto. Benissimo, grazie, tutto perfetto. Direi che sarà il titolo del nostro articolo su News Mondo, il vero milanista. Noi ti ringraziamo ancora una volta. Quindi un saluto a te e a Carlos. L'ultimissima cosa ti chiedo: questo ragazzino del Milan, Donnarumma, in porta, ci hanno secondo te messo gli occhi un po' anche i club spagnoli, i club più importanti al mondo? È veramente questo un prodigio? Perché è giovanissimo e già si sta affermando come l'erede di Buffon, anche forse per la nazionale italiana. No, yo creo que para el fútbol italiano es muy importante que salgan calciatores jóvenes. Milan tiene varios jugadores jóvenes y en particular el portero, yo creo que es una grata sorpresa para todo el fútbol mundial. Italia tiene portero para muchos años y yo creo que es importante para el fútbol italiano. Benissimo. Sergio, buona serata, buon 2017 e ci sentiamo presto, magari in un'altra bella occasione per il Milan e per Carlos. Grazie, grazie gentilissimo, eh? Un abbraccio.